Rambambanoto, appena arriva Don Antonino a tardo, comincia. Svegliate! Dimmi una cosa, ma non c'è tempo per pigliare un caffè? Venite qua, amici! Vi faccio vedere gli sticchi più belli del mondo! Una primizia, sono venuti da... Copenaghen! Cari amici porconi, vi saluto e bacio le mani. Io le donne le tratto in carne e ossa. Già, e quelle di gomme me le fotto io, Vabbè, volete fare una sfida con mia? Io sempre maggiore te sono, di età e di mingiolone. Cari amici onanisti e viziosi, vi saluto. Ciao, sacco. Ciao, fratello! Baciamo le mani! Ciao, cara. Scusate, Don Antonino. È tutto pronto? Va bene, incominciate. Oh, voi altri picciotti, mi uscite fuori! Sennò poi ve la menate tutti! Femmina, queste bionde non ve le siete mai sognate! Nemmeno pensate a Marlene Dietrich! Tu hai moglie, figli, nipoti? Sì. Allora, se vuoi rivedere la tua gente, sta buono e non ti succederà niente. Gesù, Gesù! Oh, Gesù, non piacciono i film pornografici. Gesù mio, aiutami! Sta zitto, tanto Gesù non viene. Lui preferisce starsene in cielo. Ha chiesto qua da noi e la Madonna alla processione ci fanno fare. Ah,
minchia, contorsionista, eh! Con sta panza tu non lo farai mai! Io ci farei certe numeri che nemmeno il Kama Sutra mi potrebbe bastare. Cura della macchina. Giuseppe Daniello. Subito. Papà? Che c'è, Rena? Papà, è per te. Sì. Pagamento completo. Ci sono state 10 difficoltà. Maione! Maggio di Dio! Lanzetta ha spreciolato a tardi! Ma l'avete avvisato, Don Corrasco? Ma lo faccio subito! Siamo può essere levatevi, sono lasciate parlare, levatevi. Vogliamo sapere qualcosa. Buongiorno, signor commissario. Figlio mio. L'ho ammazzato, come una bestia. Che beazzi, fratutto mio figlio, non te riconosco più. Come te ne succede? No. Buongiorno, commissario. È molto sconvolto. È stato colpito negli affetti più cari. Ah, avete già scoperto qualcosa? Sei il team Melende, cerca di fare star zitto per rompere i coglioni! Via! Mi ammazzerò il fratello! Anicca! Maggiore, fate sgomberare! Fuori tutti! Via, io non siamo al cinema d'oro! Vai, piuttosto, vado a fotografare Jacqueline e Kennedy! Fuori dai piedi, via! Rompi i coglioni! Fate la protezione al fuoco, bene! Al consiglio! Allora, Cocchi,
A che punto siamo con l'identificazione dei tuoi amici, eh? Lima aveva sul braccio destro un tatuaggio con la bandiera americana. Matta aveva al mignolo un anello. Gioia aveva un neo sul culo. Buscetta aveva l'orchite, era senza una palma. Per identificare Attia sarebbe molto facile. Perché tu l'orchite ce l'hai qui. Allora, com'è che non c'eri nel cinemetto, eh? Io mi trovavo in pellegrinaggio al santuario dell'Immacolata e la Madonna mi ha fatto la grazia. Io sogno assai da voto, commissario. Una grazia te la faccio pure io. Molla tutto e vatti in Calabria. In Calabria? Mi hanno chiamato tante volte, ma io ci sogno mai voluto dire. Ma voi questa grazia la volete? Non è che me la fate. Non ti conviene scatenare una guerra. Non ce la faresti con Don Corrasco. Io riunisco 100 paesani con un fischio, commissario, 100 paesani. Lascia perdere i 100 morti di fame che puoi riunire. Ure io ero morto di fame. Ero. La fame dà coraggio, commissario. E voi dovreste saperlo. I morti di fame non sono nessuno, ma fanno tutto. E bravo, Cocchi, bravo. Hai parlato come un maoista. E che cos'è? Vuoi fare la rivoluzione anche tu? Come quei quattro rompicoglioni di studenti? A me gli studenti, tu! Mi fanno schifo, commissario, schifo! A me mi mancano solo uomini come Lanzetta. Voi lo sapete che è stato lui. E solo un uomo con la sifilide al cervello come Lanzetta può andare in giro sparando con un lanciagranata. Cristo, che fenomeno! Senti, Cocchi. Prendi Carlo Attardi. E quel fesso di Melende. E levati dai piedi. Agli ordini, commissario. Agli ordini. Vai, vai! No, no, voglio stare qua. Andiamo. Voglio stare qua. Trattatemelo bene. Lo voglio vedere come prima. È mio fratello, è mio fratello. Stai zitto, stai zitto. Ma che piangi? Quante ammoine. Quattro, ne abbiamo identificato. Solo quattro. Vai. Permesso, permesso, scusate. Potete entrare. Grazie, andate pure a vedere i vostri casi. Mi scusi, ma prima ero un po' nervoso. Io la stampa indipendente la rispetto molto. Prego, vada pure a fare il suo lavoro. Bene, vada, vada. Ha telefonato il questore. Un momento. La prega di richiamarla. Grazie, dottore. Lo chiamo subito. Sono all'obitorio. Ho visto ora Cocchi. Ci ho parlato proprio adesso. Non mollerà. Credo che prenderà a calci nel culo Carlo Attardi e farà di testa sua, come sempre. Ha progetti ambiziosi. Vuole reclutare gente dai paesi. Ditelo a chi sapete e salutatelo da parte di un amico. Lo immaginavo, non poteva andare diversamente. Va bene, grazie. Arrivederci.
Guarda, queste sembrano fotografie venute dal Vietnam. Siamo tutti vietnamizzati. Qua troppo pochi mafiosi si affitteranno negli aerei per combattersi fra di loro. Torri, cosa avete saputo di questa storia? Ce ne saranno altre, signor Questore. E forse anche più gravi. È la conseguenza della politica del governo. L'esagerazione dei soggiorni, le residenze obbligatorie. Che intendete dire? Che se si mandano in Alta Italia tutti i vecchi boss, si lasceranno le organizzazioni senza i capi. E quindi si determina il disordine. E non solo le famiglie rimaste orfane di padre, ma anche la piccola delinquenza alzerà la cresta. Per non parlare poi di qualche imbecille che si scopre la vocazione del capofamiglia. Eh già. E noi facciamo tornare tutti i boss qui a Palermo. Così possono rimettere ordine. Beh, io non intendo dire questo, signor Questore. È che c'era un ordine stabilito. Ora quest'ordine non c'è più. Ordine mafioso, d'accordo. Ma sempre ordine era. Il massacro di questo cinemetto è una cosa senza precedenti. E a tardi era un capo grosso. Grosso, ma non un pazzo eterno. Cosa ne sapete? Io? Niente. Faccio solo delle ipotesi. E fatele, fatele. A mio avviso, o si tratta di un folle che per vendetta personale ha messo a repentaglio la sua vita e quella della sua famiglia per 5 generazioni. Oppure si tratta di uno che si è messo in testa di comandare e incomincia con un gesto clamoroso. Oppure un regolamento di conti ad alto livello. Questo lo escluderei nella maniera più assoluta. Torri, voi parlate molto bene. Avete le idee chiare, precise. Soltanto che dimenticate una cosa, che voi siete un esecutore d'ordini. E chi invece trae le conclusioni e dà gli ordini? Sono io. Potete andare? Arrivederci, signor Questore. Negraldo! Se sapete qualcos'altro, venite a riferire. Sappiate che qui si è sempre in tempo per aggiustare le cose tra di noi. La ringrazio, signor Questore. Riferisca, è cosa molto importante. Caro avvocato Rezzo, riferirò senz'altro a Don Corrasco. Arrivederci. Lui. Arrivederci, Maione. Ossequio a sua eccellenza. Thank you.
Don Giuseppe Beddo. Come state? Benissimo, grazie. E voi? Come Dio vuole. Assettatevi. Grazie. Allora, fatemi il rapporto. L'eredità di Attardi se la doveva pigliare qualcuno, è toccata a Cocchi. Non bisogna dargli il tempo d'organizzarsi. L'avvocato Rezzo, l'ho visto qualche momento fa, che parla per bocca di chi voi sapete, consiglia di far arrangiare nella nostra famiglia i resti di quella di Attardi, anche Cocchi il calabrese. La nostra famiglia è esclusivamente siciliana. A New York piace così e piace pure a mia. La mafia esiste da secoli. E resiste perché siamo siciliani. Con legami di sangue, vincoli di parentela e matrimoni ben fatti. E poi, che hanno da offrire Cocchi e compagni per entrare da così nella nostra famiglia? Il commissario Torre vi fa sapere che Cocchi sta reclutando soldati. E l'avvocato Rezzo non vuole una guerra sotto le elezioni. Dice che Cocchi è un pazzo, che i suoi pigliano la gioga e che non rispettano le regole. Lo vedi? Se sono come ti ha detto, come può Rezzo proporci di farli entrare nella nostra famiglia? Dovremo controllarli e guardarci le spalle. No. No, non vale la pena. Attardi aveva seguito. Suo fratello Carlo, una minchia avunciata, Cocchi vuole la guerra. Non si terranno la botta che gli abbiamo data. Ma noi dobbiamo rispettare l'opinione dell'avvocato Rezzo. Le sue parole sono suggerite dall'alto. L'avvocato Rezzo parla per bocca di Sua Eccellenza. Ma noi non abbiamo mai dato a Sua Eccellenza ragione per lamentarsi. Se la gioga deve passare per la Sicilia, io devo dare i permessi. Ma passare solamente. La gioga non deve fermarsi qui. Così la pensa anche Sua Eccellenza. Attardi la faceva fermare. Asmistava quando ci pareva. E anche in Italia la faceva girare dappertutto. Lui stesso ce lo disse. Ci disse pure che Cocchi si era riservato a gioga per l'Italia. Ci dicemmo che stava bene a Cocchi, ma non a noi. Per questa ragione Attardi non vede più film pornografici. È per questo che Cocchi o se ne va in Calabria o se ne va all'altro mondo. Vogliono Don Giuseppe. Scusatemi, Don Corrasco. Sarà per una cosa importante. Pronto? Hanno rapito la mia bambina! Scusate, Jesse, abbiamo telefonato a casa di Don Corrasco. Ma sapevamo che siete lì, allora... Diceticello che non vogliamo soldi. Vogliamo Daniello. La fede da vecchia, pa sua. Richiameremo a casa di Daniello. Io mi consegno. Devo consegnarmi. Stanno torturando la mia bambina. Devo. No, Don Giuseppe. Mi dispiace, ma non posso permettervelo. Non vi ucciderebbero subito, ma vi torturerebbero. Un calabrese è capace di passare le informazioni all'antimafia. Non sto pensando a me, ma alla famiglia. Sono 40 anni che esiste Don Giuseppe e insieme l'abbiamo costruita e difesa. Lo puoi ritrovare, Rina? Non lo so. Forse. Ma ci vorrebbe molto tempo. Guardi, dicono che non vogliono denaro. Ma se noi offrissimo una cifra molto grossa, daremmo da riflettere. E mentre loro stanno riflettendo, noi ci prendiamo un po' più di tempo. Possiamo dire che Don Giuseppe ha avuto un attacco di cuore. Diciamo... che offriamo 150 milioni. E se ridono, aumenteremo fino a quando finiscono di ridere e incominciano a considerare. Non mi importa quanto vorranno, anche se di più di quanto possiedo, riuscirò a procurarmelo. La cifra non ha importanza, ma non pagheremo un soldo. Se tratta del mio denaro, se tratta di mia figlia, Don Corrasco.
Niente è vostro, Don Giuseppe, neppure vostra figlia. Non quando mette in pericolo la famiglia e l'organizzazione. Voi non vi consegnerete a quella gente e non verrà pagato nessun riscatto. Lo considererebbero un segno di debolezza. Tornerebbero a colpire, non hanno regole. Seguiremo il piano dell'Anzetta. Ho fiducia in quest'uomo. Adesso andatevene a casa. Chiamate un grosso dottore e diffondete la notizia del collasso. L'Anzetta penserà al resto. Ma se ammazzano mia figlia? Allora sarà la volontà di Dio. Accompagnatela all'automobile. L'Anzetta verrà fra qualche minuto. Voglio discutere con lui il progetto. Tu sei un uomo con le palle sotto. È un pezzo che ti tengo gli occhi addosso. Fai bene il tuo lavoro e tieni la bocca chiusa. Ora ti chiedo io un favore. Tieni d'occhio Don Giuseppe, di sotto. Può fare sbagli. Io ho tenuto a battesimo sua figlia, ci voglio bene. Ma che fare? La famiglia viene prima. Tu hai capito? Lo sorveglierò. Se cerca di chattare con Cocchi, intervengo. Se è cosa importante, telefona quando vuoi. Io di solito non dormo molto. E tu non hai famiglia? No, sono orfano. Don Giuseppe mi ha cresciuto. È stato come un pace. Ci sta l'onorevole Gabrielli. E falla entrare. Subito. Prego, onorevole. Salutiamo l'eminente membro dell'antimafia. Come stai? Male quando arrivi tu. Lo sai che non mi sei simpatico nell'esercizio delle tue funzioni. Ma non sono nell'esercizio delle mie funzioni. Ah, beh, allora ti voglio offrire una sigaretta di contrabbando. Ah. A finanza. L'altra notte ne ha sequestrate 5.000 stecche. Ehi, me l'ha fatto un gentile omaggio. Qualche pacchetto. Che c'è? Lo sai che il commissario Torri passa informazioni a Don Giuseppe Daniello? Può darsi che Torri sia nel giro. Come può darsi che io lo sappia? E se lo sapevi, perché non hai preso provvedimenti? Vuoi dire perché non ho già preso provvedimenti? Forse sono nel giro anche io. E forse ci sei pure tu. Senti, Torri, ha conti in 5 banche, non delle grosse somme, d'accordo. Ma messi tutti insieme formano una bella cifra. Gabriele, mesi fa Torri venne qui con un biglietto del lotto. Aveva vinto 15 milioni. E ha comprato una bella casa da Don Giuseppe Daniello, onorato costruttore edile. Lo so che la bolletta gliel'hanno consegnata, autentica, ma non giocata da lui. Come so che la casa Don Giuseppe Daniello non gliel'ha fatta pagare. Prove non ce ne stanno e non ce ne saranno mai. Trasferitelo voi da autorità. Voi potete farlo, né Gabriele. Io non posso né trasferirlo né farlo arrestare. Quello ha troppi santi in paradiso. Una volta ho tentato di farlo e da Roma hanno respinto la richiesta. Se insiste è capace che trasferiscano pure a me. E mi dispiacerebbe perché io sono in dieta e non mi vorrei privare di tutte queste belle spremute d'arancia che sono l'unica cosa autentica qui in Sicilia, capito? Sincera. Senti, Don Corrasco è l'unico dei grandi boss che non figura nel rapporto dell'antimafia. Conosco il rapporto! Me lo sono letto quest'estate al mare. Il nome di Don Corrasco non c'era.
Ma c'erano nomi di gente che poi è diventata ministro, sottosegretario. Che volete da noi? Io i miei dossier li ho spediti all'antimafia e ne hanno pubblicati la metà. E così come quelli dei carabinieri, della finanza. Adesso occupiamoci del commissario Torri. Ah, già. Perché tutto quello che ti ho detto testè sono delle stronzate. È vero? Occupiamoci del commissario Torri. Ammazzarlo, devo, con queste mani, questa figlia di bottana, mio fratello, ammazzarlo! Levami le mani di sopra, sai! Le mani addosso a me non me le devi mettere! Mi devi scusare, ma fratello ti sono. Usaccio come ti senti. Io con le mie mani la scannerei. Ma ci serve. Avendo lei, le carte le diamo noi. O fanno come diciamo noi, o la scanniamo. Io la devo fare morta. Oh, mio fratello, lo ammazzarono, sai. Com'era frate a tia? Frate a mia era. Eppure il mio capo. Tempo arriva, Carlo. Tempo arriva. Adesso ve la mostro. Ma calma. Calma, Picciotti, non bisogna rovinare questa rosa. Solo le spine bisogna levare. Faccela vedere. Tutta. È tosta e leggera, è tosta e leggera. 500 milioni. Ma che sbattiste, a testa, siamo impazziti? 500 miliardi. Glieli do. Va bene, se è quello che volete lo avrete. Se mantenete la vostra parola, lo faremo anche noi. Da quanto tempo sei con me? 15 anni. È un mucchio di tempo e ne abbiamo passate insieme. Ma non te parlerei di questo se non avessi bisogno di un favore. Io te ne ho fatti. Don Giuseppe, voi mi avete fatto quello che sono oggi. Ti ho preso con me e feci di te un uomo. Gli arruolamenti erano chiusi, ma io ti feci entrare lo stesso nella famiglia. Ti ho sempre mandato avanti e ora vieni solo dopo Di Maione. Ma non mi cuore, sei alla pari Di Maione. Don Giuseppe ti fece un monte di bene, Lanzetta. Debitore gli sei, tutto gli devi. Non c'è bisogno che me lo dici tu. Lascia che Don Giuseppe me lo dica lui stesso. Tu mi devi aiutare. Se mi aiuti a far tornare la mia rena, ti do più soldi che a loro. Don Giuseppe, mi insultate se parlate di denaro. E Don Corrasco? Non avete sentito quali sono i suoi ordini? Don Corrasco. Don Corrasco è Dio. Voi me lo avete insegnato. Don Corrasco è un uomo straordinario. E nessuno lo rispetta più di me. Marina è la mia unica figlia. Carne della mia carne e sangue, Roma, sangue! Tu non hai conosciuto i tuoi genitori. Non tieni parenti e quindi non puoi capire che cosa significa per un pace. Non è necessario che Don Corrasco lo sappia. Io pagherò per Rina e poi diremo che quelli hanno avuto paura e che l'hanno lasciata andare via. Don Corrasco capirebbe che non è vero. E anche se non capisse, qualcuno glielo dirà. Gli diremo che sei andato lì e che l'hai liberata. Don Corrasco sape come lavori. Don Corrasco a te crederà. Potrebbe andare. Se fossimo io e voi a saperlo. Ma lo sa anche lui. Un momento, Lanzetta. Rina è figlia di mia sorella. E anche carne e sangue mio. Ricordatelo. Usaccio che non andate d'accordo voi due. Ma non è questo il momento di litigare. Va bene.
Appena richiamano dirò che non ci sono problemi, che l'affare è fatto. A meno che non voglia chattare Maione. Devi essere tu ad andare. Quelli è di te che hanno paura. D'accordo. Ma le nostre mosse devono restare assolutamente segrete. E non devo agire da solo. Potrebbero tentare di colpirmi e prendersi i soldi. Io t'accompagno. E se non basta, ci sono io. Benissimo, noi tre. Maione guida. E voi, Don Giuseppe, penserete a coprirmi durante lo scambio. Perfetto. Soltanto noi c'è. Nessun altro deve sapere niente. Qualsiasi cosa succeda, teniamoci insieme. È andata bene, eh? Non mi posso lamentare. Chi è? Sempre io. Allora, la ragazza ce la siamo passata tutti. Gli è soddisfatta e fuma marijuana. Capisco. Capisci? E che vuol dire capisco? Di a Don Giuseppe che la ragazza è bravissima a fare l'amore ed è una specialista a fare i momenti. E cerca il riscatto, cosa mi dici? E preparate il malloppo in un caso decidessimo per il sì. È pronto. 500 milioni, come avete detto. Allora tenetevi pronti, richiameremo quando ci pare. Intanto noi continuiamo a tenere compagnia alla ragazza. Lo merita. Veramente. La ragazza difetta soltanto in qualche piccolissima cosa. Ad ogni modo fate i miei complimenti a Don Giuseppe. Gli sono dovuti. Metti giù. È per il tuo bene. Telefona. E fallo subito. Verso Montello. Abbiamo abbastanza tempo. All'ultimo semaforo gira a destra. Sto attento io a vedere se ci seguono. Però 500 milioni è una somma spaventosa. Che sa va a fare per i figli? Questo è denaro contante, pulito. Può andare un nevore. Ma è Rina quella che conta, la mia figliozza. Ecco il segnale. Scendiamo. Panzetta, figlio mio. Riportami la mia bambina. Riportamela. Riportamela. Thank you.
Madonna mia. Don Giuseppe Daniello. È stata dura, Lanzè. Ci volevo molto bene a Don Giuseppe. Salutiamo, Salvatore. Due sono e pesano. Potete parlare. Quello di cui abbiamo parlato è successo. La complicazione è stata doppia, ma l'ho risolta. Va bene. C'è altro? Sì. Un malloppo. Molto grosso. Parleremo più tardi. Adesso devi pensare all'altra faccenda. Agli ordini, Don Corrasco. Carlo Attardi ha telefonato. E ti aspetta domani al bar Impero. Vuol darti notizie della ragazza. Carletto, ma che fai? Le unghie te mangi? Non c'è bisogno di preoccuparsi. Lo so bene che tu non li hai cercati, i guai. Don Corrasco è convinto di questo. Allora, dove si trova Rina Daniello? Alle vetrerie dei Randazzo. Li conosci? Li conosco molto bene. Don Corrasco non ti offrirebbe questa occasione per salvarti il collo se non avesse a cuore la ragazza. Sei sicuro che si trovi là? La ragazza è dove ho detto. La notte Cocchi non c'è mai. Ci sono solo due picciotti di guardia. Lo sai che sei un uomo morto se non trovo la ragazza. Lo so. Non mi sarei messo in mano vostra con informazioni false. Io voglio uscire da questa storia, non morire. Pignataro ti terrà compagnia fino a operazione conclusa. Penserà lui a farti spaziare. E sorridi. Ciao. Salutammo. E non ti mangiare le unghie, mi raccomando. Scusate, ho sbagliato ufficio. Prego, signor Questore, si accomodi. No, perché vedevo tutto cambiato qua. Avete fatto proprio una reggia. Para caserte, capito? La scrivania, poi tutto. Oh, hai capito? Anche le bevutine vi fate. È per tutti, signor Questore, posso servire? No, grazie. Scusate, Torri, volevo dirvi una cosa. Vogliamo mandare questo giovane a fare una pipì. Esci subito. Ecco, è meglio che se ne... Dunque,
Caro Torri, che voi abbiate voglia di cambiare l'ufficio per sentirvi più a vostro agio e nel vostro diritto, che voi in servizio vi beviate un bicchierino di qualche cosa e nel vostro diritto, che voi ascoltiate le registrazioni telefoniche e nel vostro diritto. Chi ve l'ha portato, lui? Sì, io sono stato. Con quella faccia. Signor Questore, sia ben chiaro che se io mi sono preso la briga di ascoltare la registrazione telefonica è per farle una relazione precisa. Sì, d'accordo, però guardate, voi Torri, dimenticate sempre una cosa, che fra voi e me c'è una differenza. Io sono il questore e voi siete un commissario. Torri, da ora in avanti ogni vostra iniziativa deve avere un mio permesso scritto. Ma sì, signore. Torri, è chiaro? È chiaro? È chiarissimo, signor questore. Maresciallo, se volete ancora frequentare gli uffici della questura, cambiatevi la faccia. Ma fa impressione, siete proprio brutto. Dove andiamo? Andiamo in giro. Perdiamo tempo. Meglio non stare fermi. E poi se Lanzetta non dice che hai detto la verità, mica te posso far partire. Questo lo capisci, Carlo, no? Il posto è quello giusto. Lanzetta troverà la ragazza Daniela. Poi se non riesce a liberarla, la colpa non è mia. Se non riesce a liberarla, la colpa è tua. Vuol dire che era una trappola. Ma che dici? Ma no, non vedi, scherzo, te sto coglionando. Thank you.
Va tutto bene, Gegè. Ringrazia Carlo Attardi, caldamente. Ho capito. Ho capito. Per Lanzetta. Ha liberato la figlia di Don Giuseppe. Naturalmente. Ha detto di ringraziarti. Salvatore! Pronto, Gegè. No! No! Don Corrasco mi ha dato la sua parola! Vignataro! Ma che fate? Siete pazzi! No! 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 Salutiamo Salvatore! Facciamo le mani, Gegè! Il debito è stato pagato. La ragazza è al sicuro. Le difficoltà sono state quattro. Adesso le operazioni sono in mano tua. Devi agire come il lavoro lo richiede. Forse è ora che tu ti assuma l'intera responsabilità del settore di Don Giuseppe. Don Giuseppe. Sarei veramente felice. Onorato sono. Bene. Non vi muovete! Andiamo! Nessuno c'è. Andiamo, facciamone una chiacchierata. Su, avanti, camminare, muoversi, muovetevi! Accomodatevi, prego! Quei due alti li conosco, sono cattivissimi, sono due duri. Ma il più corto è buono, e è buono. No, questo è buono, che tanto buono, e è tenero. Io ti sono fratello. Quei due sono morti solo perché giocavano a fari duri. Ma tu non sei un duro. Come quei due cazzoni. Ascolta, fratello. Apri la bocca. Chiudi. Adesso se sai dov'è Don Giuseppe Daniello e chi la grande zoccola della figlia, fammi un cenno con gli occhi. Se non lo sai, guardami fisso. È inutile che la buffata di mazzata a quello, non parla, tiene e corre. Gabriele. Ma che fai con la faccia? Ma che niente niente l'ho ordinato io l'assalto alla villa di Daniello. L'unica soddisfazione che abbiamo è che si scannano tra di loro. E speriamo che accada più spesso. Ma tu hai messo sta lettera? Perché voi li mandate al soggiorno obbligato. Io a Lucciardone, ma siamo sempre da capo a 12. Rispondono come a funghi. Giuseppe Daniello è un noto costruttore edile. Ah, hai capito. Ha costruito mezza Palermo. Le licenze sappiamo come le ha ottenute e sappiamo pure che spartisce con Don Corrasco. A Don Corrasco abbiamo teso molte tagliole. No. Ma sempre inutilmente. Eh già.
Don Daniello è un onorato costruttore edile. A Don Corrasco non si può imputare niente. E noi che stiamo a fare? Te l'ho detto che è meglio che si scannano tra di loro. Lo ha messo sta lettera. Gabriele, e ti sei seduto sopra la lettera del ministro. Maggiore, la lettera stava sotto al sedere dell'eminente membro dell'antimafia. Sei venuto per parlare di cose serie? E parliamone. Don Corrasco, c'è l'avvocato Rizzo. Mm? È arrivato adesso. Entrasse. Prego. Mi perdoni, Don Corrasco, se non ho telefonato prima di venire, ma... lei si rende conto? S'accomodasse. Grazie. Mi hanno telefonato da Roma e anche a Palermo sono molto preoccupati. Troppo rumore. E per delle cose inutili. Le picche, le picciotte. Lei deve fare in modo che la guerra finisca. Da Roma dicono che non importa chi ha cominciato, che chi deve dare l'ultimo colpo se lo tenga. Ma la guerra deve finire. È troppo stupida. C'è altro, avvocato? Io riferisco soltanto, Don Corrasco. Sua Eccellenza mi ha pregato di farle il suggerimento. E non ha nient'altro da dirmi? Insistere soltanto, Don Corrasco. Tutti le devono molto, i deputati di Palermo e gli onorevoli di Roma. Ma non potranno sostenerla se succedono sparatori e morti. Lei lo sa bene che la guerra non giova a nessuno. Arrivi alle conclusioni, avvocato. Faccia la pace con Cocchi. Sì, certo, lei può batterlo, ma ci vuole tempo e cadaveri per le strade. Così Roma e Palermo hanno deciso di far entrare Cocchi nella mia famiglia. Le piaccia o no, è questo che vogliono. E poi con noi è meglio che contro di noi, no? È un ordine? No, assolutamente no, Don Corrasco. Tutti hanno per lei del rispetto, moltissimo rispetto. Non è un ordine, e nemmeno un consiglio. È solo, come posso dire, una manovra tattica. Io sono autorizzato a dirle che se può colpire Cocchi in fretta, se ha modo di farlo, lo faccia. Questo la deve convincere che nessuno le dà degli ordini e li nasconde dietro consigli. Come le ho detto, solo una manovra tattica. Se è in grado di farlo scomparire, dico scomparire, benissimo. Se no faccia la pace. Chiedo una settimana di tempo. Non potrebbe farcela in meno? Cocchi è un pazzo. Ha visto che cosa ha fatto a Villa Daniello. E se assaltasse casa sua, dove finirebbe il suo prestigio? Che si direbbe? Che se va a sfottere Don Corrasco fino in casa? Una settimana, dissi. Forse anche meno. In ogni caso, se le cose non andassero come presumo, faccio la pace con il calabrese. Avete la mia parola. Per la questione che sai, il termine va abbreviato. Finisce tutto adesso. Sarai ritenuto responsabile. Prendi gli uomini che servono. Ma devi portare a termine il progetto. Daro per dirsi di cosa si tratta. Ce l'ho detto. E noi siamo tutti d'accordo. Allora statemi bene a sentire.
Dobbiamo uccidere Cocchi e ogni suo picciotto che potete trovare. Questo è l'ordine di Don Corrasco. Se qualcuno di voi muore, Don Corrasco penserà alla moglie, ai figli, ai genitori, ai parenti. Insomma, tutti quelli che lasciate, state sicuri, ci penserà Don Corrasco. Ma Don Corrasco vuole lo sterminio della banda di Cocchi. E vuole che Cocchi crepi subito. E Cocchi deve essere fatto morto. Non dovete avere scrupoli né pietà per nessuno. Distruggete tutto e tutti. Il calabrese deve assolutamente sparire. È Cocchi che dovete pigliare e scannatelo. Scannatelo! Dovete scannarlo! Almeno Lanzetta ci fosse riuscito, la guerra sarebbe finita, no? Ora tutto si è aggravato. Cocchi era stato interpellato e aveva acconsentito alla pace con lei. Ma lei nel frattempo ha fatto quello che ha fatto. Cocchi considera Lanzetta direttamente responsabile delle iniziative e del massacro. Non crede che sia stato voluto da lei. E io ho confermato. Io non rinnego responsabilità. E io non è che ho detto questo. Ma è meglio non essere l'oggetto della vendetta di un pazzo. Cocchi vuole solo la testa di Lanzetta. E dovete eliminare Lanzetta. Io stesso sarò il mediatore della pace col calabrese. Lei ha dato la sua parola che se... Ho una sola parola. Sì, sì, ma... Non basta far fuori Lanzetta solo per accontentare Cocchi. Occorre un capro espiatorio. Lanzetta deve essere ritenuto responsabile dalla questura. Responsabile del massacro della saletta di proiezione e dell'assalto al cantiere edile. Occorre qualcuno su cui gettare le colpe. La questura deve avere il modo di chiudere la pratica. Personalmente considero Lanzetta un subordinato prezioso, fedele e molto efficiente. Ha fatto cose grosse per noi. Non gli ho dato il tempo giusto, se no avrebbe eliminato Cocchi. Gli affari sono affari. Non sarà facile eliminarlo. È un uomo di infinite risorse. Lei è un uomo di infinite risorse. La ringrazio per le offerte che i suoi amici americani hanno voluto fare alla Chiesa Cattolica e anche per la sua generosità. Faccia come se fosse a casa sua. Da molto che non ci vediamo, dottor Torri? Anni, Don Corrasco. I veri amici non hanno bisogno di vedersi spesso. Ci vedemmo per il patto
Adesso il motivo è altrettanto importante. Ascoltatemi, dottor Torri. Il prefetto, il questore, l'antimafia sono tutti fuori di sé per questa guerra, per le stragi. Il questore vuole la sua testa e l'antimafia vorrebbe la mia. Ma noi non abbiamo niente a che fare con l'uomo che ne è il solo veramente responsabile, Lanzetta. Certo, una volta quell'uomo lavorava con me, anzi per me, ma tanto tempo fa. Voi non solo lo avete conosciuto, ma l'avete frequentato per avere delle informazioni, sperando che commettesse uno sbaglio per poterlo arrestare. Troppe iniziative prese Lanzetta. Sicché il responsabile di tutti questi guai è Lanzetta. Voi dite, Don Corrasco. Io dico questo. Prendete Lanzetta. Lanzetta è un pericoloso assassino. E voi non dovete correre rischi. E una volta preso, finisce tutto. Sì, non credo vi sia altro modo. Infatti, non vi è altro modo. Vedo che avete capito. E ora capite anche questo. Voi lo dovete ammazzare, Lanzetta. Che succede fuori? Ti disse di andartene e tu sei rimasta. Bene per me. Fai l'amore molto bene. E sei pure bella. E ora che i complimenti sono finiti, ascoltami bene. Non impicciarti mai del mio lavoro. E se non sai tacere, vattinne. Non ti fidi di me, eh? Fidarmi di te? Non ti conosco. Non ti voglio conoscere. Io so di te solo come stai a letto. Grazie. Io cerco di aiutarti e tu mi parli di letto. Mi fai nausea. Il tuo aiuto di femmina mi farebbe soltanto ridere. Ehi, tu. Che cosa si prova ad ammazzare una persona? Hai ammazzato quei due. Ma che cosa si prova ad ammazzare una persona che non sa che tu stai per ammazzarla? Se vuoi saperlo, non si prova proprio niente. Dobbiamo tutti morire, prima o poi. E allora, che cosa c'è di tanto eccitante? Sei pure filosofo. Hm? Ci telefonerete e ci direte che qualcuno lo ha riconosciuto dalle foto in quest'ora, mentre assaltava i cantieri edili di Cocchi. E se non vuole vedermi? Se fossi io, vorrei sapere il nome del testimone che può farmi condannare all'ergastolo. Ammettiamo che io ammazzi Lanzetta per legittima difesa. E dopo? La polizia troverà dentro la casa sia il lanciagranate della strage del cinema e poi anche la pianta dei cantieri edili di Cocchi. Che cos'altro può servire? Sì, sì. Credo che possa bastare. Saresti capace di ammazzarmi? Non vale la pena ammazzarti. Promettimi che se ti stancherai di me, mi ucciderai. Ascolta, sono già stanco di te. So cosa vuoi dire, ma questa non è una risposta a quello che ti ho chiesto. Voglio dire, se veramente non mi vuoi più vicino a te, non cacciarmi via. Ammazzami. Farò tutto quello che desideri, ma ora togliete di torno. E per quando? Stasera. Prima è meglio, eh. Chiusa la partita, finita la guerra. Ricominceremo tutti a goderci la vita. Ah, fra parentesi, Torri, come sta vostra madre e quel vostro fratello? È un ingegnere, non è vero? Stanno bene, Don Corrasco. Quando qualcuno fa qualcosa per me, sono riconoscente. Magari vi farò promuovere. Ho parecchi deputati che mi devono molto. Altri che se sono lì li ho mandati io. In ogni caso, non avrete più difficoltà di denaro per il resto della vostra vita. Sia ben chiaro, Don Corrasco, che io ho accettato la collaborazione della vostra organizzazione non per interesse personale, ma per il bene dello Stato. In questo travagliato momento l'autorità dello Stato si assicura soltanto con l'ordine. E voi, grazie al cielo, siete un uomo d'ordine, Don Corrasco.
Ecco perché io e i vostri amici parlamentari non vi consideriamo un fuorilegge con rispetto parlando, ma un collaboratore. Mi pare tutto a posto. E va bene, questo c'è. Lanzè, stammi solo a sentire, non parlare. Stanno cercando di farte fuori. Don Corrasca è d'accordo con Torri. Io dovrei aiutarli. Torri ti chiamò? No, nessuno chiamò. Ma che è così? Ti chiamerà e verrà a trovarti con qualche scusa. E poi t'ammazza. La mia parte nella faccenda è che devo portare la ragazza da Don Corrasco. Don Corrasco fece il patto con Cocchi. E il prezzo sei tu. Voglio sapere perché mi avvisi. Per due ragioni. Penso che dopo di te può toccare a mia. Ho lavorato con te e ho ammazzato gli uomini dei Cocchi. Nel patto potrei esserci pure io. Questa è una. La seconda è che potremmo metterci per conto nostro. Va bene. Dove sarai? Sotto dove stai tu, a controllare di guardia. Va bene. Certo, commissario. Potrebbe essere. Va bene, venga su. Anche subito. Vattene in camera da letto. E non ti muovere. Aspetto della gente. Ne verranno molti dopo. E non uscire qualunque cosa succeda. Qual è il tuo nome? Vai in camera da letto. Ma voglio aiutarti. Va, ho detto! Se qualcuno vuole buttare giù la porta, tu incominci a sparare. Ecco. Devi solo premere il grilletto. Può darsi che tu abbia fortuna. Non ti preoccupare per me. Volete bere? Perché no? Un sorso soltanto, grazie. Basta così, basta. Allora, Lanzetta, qui le cose si mettono male. Che cos'è questa storia del testimone? Come le ho detto, un negoziante che abita vicino, dalla finestra ha visto lo scontro a fuoco. E quando l'abbiamo chiamato in questura, tra tante foto ha riconosciuto la sua. Ma non si tratta solo di questo. E di che altro si tratta? Ma che è impazzito, Lanzetta?
Perché quella pistola? Sto cercando di farle un favore. Io non c'ero in nessuno scontro a fuoco. Siete reggioso le braccia alla giacca. Ma se fa qualche mossa, le sparo fra gli occhi. Che le prende, Lanzetta? Le assicuro che uno della centrale ha riconosciuto la sua foto. Ma bella madre santissima, perché dovrei venire qui cercando di fotterla, di ingannarla? So tutto quanto, commissario, e lei mente male. Conosco l'accordo con Don Corrasco. E oltretutto lei è uno sprovveduto. Non avrà mica creduto che Don Corrasco l'avrebbe lasciata vivere dopo il lavoro. E rifletta, fottuto pagliaccio! Questa volta ha scelto il contratto lui stesso, non l'ha mai fatto. Don Corrasco non fa errori simili. Quell'uomo si batte per il potere. Ed è pronto ad ammazzare chiunque. Me, lei, chiunque. E adesso? Adesso che succede? Coraggio, non è ancora morto. E non lo è se io non lo ammazzo. E non è necessario se lei adopera la testa. Don Corrasco si è troppo incasinato. Sono io che gli succedo. Ho dietro di me tutti i picciotti della famiglia. Mi dica francamente, Lanzetta, lei vuole ammazzarmi, è vero? Mi piacerebbe farlo. Lo vorrei proprio. Può farmene una colpa. Lei era pronto a farlo per compiacere un vecchio fottuto. Ma lei sa che ammazzare uno sbirro porta male. Lei vivrà. Ad una condizione. Che mi aiuti a prendere Cocchi. Se lo farà, rimarrà vivo. Ma come? Come inciappolare Cocchi? Lui sa certamente del patto che lei ha fatto con Don Corrasco. E aspetta di sapere se sono morto. Lei lo chiama. E gli dice che mi tiene sotto tiro. E se telefona a Don Corrasco? I due non si parlano. E poi so come ha fatto Cocchi. Mi odia e ci tiene a stendermi. Per già di persona, per il piacere di uccidermi. E per poter rimbacciare dopo la cosa a Don Corrasco. Ah, non mi piace questa faccenda. Deve piacerle. Commissario, lei non ha scelta. Le do 50 milioni, d'acconto. E domani chiede una bella licenza e se ne parte. Se le renderanno la vita difficile, siete mette e viene a lavorare per me. E lei, Cocchi? Che vuoi, Torri? Tienimi stretto, Lanzetta. Dove sei? Siamo all'ultimo piano del numero 40 della Via Nuova. Sta lì. Sta lì che vengo. Bravo, commissario. Se pigliasse da bere. Che altro vuole, Lanzetta? La prenda. La prenda. Ecco, così sembra vero. Stia tranquillo. A lei non succederà niente se non succede niente a me. Faccia la sua parte. Entrate!
e tenete le mani in modo che le veda. Lanzetta, porco fottuto! Ciao, Lanzè. Don Corrasco è miliardario ed è vecchio. Può reiterarsi quando vuole. Ma che succederebbe a chi non è nessuno come a Tia e come a mia, eh? Chi doveva comunicare la mia morte a Don Corrasco? Tu o il commissario? Io. Mi sta aspettando. Gli dovevo portare la ragazza. E ora va a casa sua a trovarlo e ammazzalo. Sì. Il problema da Don Corrasco è entrare. E lui ti aspetta. Per uscire, sparando sino alla porta ci arrivi. Quando sarai fuori, lì ci sarò io. Si può fare. Bene, portiamo questi alla fornace. Ah, senti. Secondo me possiamo fare di meglio. Cocchi e Melende li portiamo da Don Corrasco. Torri lo buttiamo a mare. Soltanto la ragazza la portiamo alla fornace. Ma è necessario pensare anche a dopo. La polizia penserà che Cocchi è andata ad assalire Don Corrasco, lo ha ucciso e ci è rimasto. Quando troveranno Torri, ricollegheranno a modo loro. Se sparisce un commissario, sai un casino sui giornali. Ma se lo trovano morto, si calmano subito. Secondo me è il modo migliore. Soltanto così io e te ne usciamo bene. Hai pensato giusto. La ragazza. Che cosa ti prende? Mi hanno detto che avete fatto il vostro tempo, che voi non servite più. Chi te l'ha detto? Gente, molto più in alto di voi. E chi è che sta più in alto di me? Non sono curioso. Thank you.
Volendo ricostruire i fatti, Cocchi va da Don Corrasco per accordarsi, ma non si mettono d'accordo e si sparano. Oppure è Cocchi che assalta la villa. Ma è ancora troppo presto per trarne delle conclusioni, mancano troppe pedine, hai capito? E il commissario Torri? È il suo cadavere che avete ripescato. È lui. E che è rimasto della famiglia di Don Corrasco e dell'ex famiglia di Antonino Attardi e di Cocchi e Carlo Attardi? È stato visto l'ultima volta nella zona del porto in un'auto con uno non identificato. Si sarà imbarcato. Ma non è lui che poteva agire contro Don Corrasco. Forse Cocchi era il tipo. Sembra che Cocchi e Melendi abbiano ucciso Don Corrasco. Ma è troppo presto per trarne delle conclusioni. Perché dici questo? Le perizie necroscopiche e le autopsie hanno appurato delle cose veramente misteriose. Don Corrasco è stato fatto fuori dalla stessa arma che ha ammazzato i due picciotti di Cocchi. Cocchi e Melende sono stati fatti fuori dalla stessa arma che ha ammazzato Torri, il virus. I picciotti all'interno della casa di Don Corrasco, capito? E quelli all'esterno sono stati fatti fuori dalle stesse armi di cui ti ho detto prima e che non sono state trovate più. E insomma, è un vero casino, hai capito? Peggio che col bandito Giuliano. Senz'altro peggio. Soltanto che questa volta non sono stati i carabinieri e non siamo stati nemmeno noi, vero? E Daniello? La figlia? Maione? Spariti. Non hanno fatto uso dei passaporti e non hanno preso aerei. Chi le stanno in Francia, sa? Allora, di importante qui non c'è rimasto più nessuno. Pignataro e Lanzetta. Pignataro è il figlioccio di Don Corrasco e Lanzetta è il figlioccio di Don Daniello. Sì, ma questi sono soltanto due insignificanti caporali. Li avete convocati? E che aspettavamo a Befana? Abbiamo mandato i mandati di comparizione. Pignataro è domiciliato presso i suoi genitori che non ne sanno niente. Okay. Lanzetta si ha una pista sola, ma sicurissima, che è il certificato di nascita. No, che è nato si sa, ma che fine ha fatto proprio? Questo non ha fatto scuola, non ha fatto il servizio militare, non ha mai votato. Io non l'ho mai visto, qua non si è mai fatta vedere. Io non so di figura come è fatta, capito? Per acchiapparlo. C'è una sola speranza, rivolgersi a San Gennaro. È un casino per dirti come stiamo combinando qui. Ora siete voi il nuovo boss. La guerra è finita. Ma dovete raccogliere la vera eredità di Don Corrasco. E voi sapete qual è questa eredità? Don Corrasco controllava i voti di 7 comuni. Vuol dire che ci forniva ben 5 deputati. Morto lui, non possiamo più contare su questi serbatoi di voti. Tocca a voi tornare nei paesi e ristabilire l'ordine. Eravate il fedelissimo di Don Corrasco, siete il superstite, le sezioni vi aiuteranno. E anche noi vi aiuteremo. E Lanzetta? Sta in una casetta di legno. È lì in attesa che le acque si calmino. Ci porto da mangiare ogni giorno, sempre alla stessa ora. Quale casetta? La numero 3. È già menata. Fatela saltare. Quando volevo sia. Devo solamente mettere un contatto. Ho preparato tutto quanto prima di portarcelo. Ci sono 50 kg di tritolo là sotto. Quando volete? Oggi stesso, Pignataro. Oggi stesso.